In occasione dei 40 anni dall'attentato in cui a Palermo, per mano di Cosa Nostra, perse la vita il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la città di Milano ha voluto anche ricordare chi, quel lontano 3 settembre del 1982, morì standogli a fianco, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. Con una targa infatti posta di fianco a quella già esistente in memoria del generale Dalla Chiesa, resterà ora vivo il ricordo di Emanuela e Domenico, affinché le nuove generazioni non dimentichino una parte difficile e oscura della storia italiana in cui uomini valorosi delle istituzioni furono uccisi nella lotta alla criminalità organizzata. Oggi si ricorda Emanuela, si ricorda Domenico Russo, finalmente. Credo che questo ricordo sia arrivato un pochino in ritardo, ma credo che sia comunque importante che Domenico ed Emanuela siano ricordati oggi assieme a Carlo Alberto. Presenti alla cerimonia c'erano anche i familiari del generale Dalla Chiesa insieme alle istituzioni cittadine. Una giornata importante che fa, diciamo, un compimento di queste giornate in cui abbiamo ricordato Carlo Alberto Dalla Chiesa nella sua funzione, per cui nella sua attività e anche però in quella sua dimensione privata e personale che non era da meno. Oggi diamo un compimento anche al ricordo, lasciando che lo spazio anche per Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo sia vicino, di fianco, come abbiamo scritto nella lapide. Credo che questo sia un segno anche per noi, perché restituisce a ciascuno la responsabilità di fare la propria parte, esattamente come fece Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo.